Popolo di YouTube, io sono Mustang interista. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Alla fine parla chiaro il risultato, parla chiaro la prestazione e parla chiaro quello che abbiamo visto appunto in campo, soprattutto a metà campo. C'è una squadra che è una bella squadra, che è l'Inter, che ha comunque giocato bene, soprattutto nel primo tempo, fino ai cambi di Inzaghi, secondo me. Dopo arrivo anche a questa cosa. È una squadra che però ha dei campioni, che è più forte, che è una squadra formidabile, nonostante magari a centrocampo abbia giocatori abbastanza avanti con l'età, ma quelli sono sempre ancora dei fenomeni: Casemiro, Modric e Kroos. Questo è un centrocampo fortissimo, tecnico, ma forse anche il più forte che c'è in giro ancora. Ma forse quello del City, ecco, quello del City secondo me è il migliore. Però anche questo resta un grandissimo centrocampo, ragazzi. Poi che cosa c'è da dire? Noi il primo tempo abbiamo anche fatto la partita, ed è giusto fare la partita. Ci siamo anche esposti al contropiede, ma ripeto, l'Inter doveva fare la partita e non il Real Madrid, perché il Real Madrid era già primo e tranquillo. Furbo anche Ancelotti comunque, a coprirsi bene in difesa, ma Ancelotti resta un top allenatore, cosa che ancora forse Inzaghi non è, però oggi a me non è che è dispiaciuto Inzaghi, perché ripeto, ha messo gli uomini in attacco. Ha cercato di pressare, di proporre il suo gioco, ce l'ha fatta anche, ce l'ha fatta fino a un certo punto. Il problema è che noi siamo imprecisi, continua a mancare il finalizzatore là davanti, continuo a dirlo dall'inizio, ma non è colpa di Inzaghi qua, è colpa della società. Però vabbè, andiamo avanti, ormai questo abbiamo, questo ci teniamo, vediamo a gennaio. E poi dopo, ragazzi, loro al primo tiro, Toni Kroos col sinistro, che non è neanche il suo piede preferito, calcia in diagonale, imparabile, gol. Tra l'altro, ecco, unico giocatore che mi ha fatto veramente incazzare, perché dopo di insufficienti nell'Inter ce ne sono, però l'unico che mi ha fatto incazzare, perché è proprio lui, Nicolò Barella, sì, non è andato a chiudere là, ha letto malissimo quella situazione, poi Toni Kroos vede la porta e tira. Lui è un giocatore che quando è al limite dell'area vede uno spazietto, lui tira, lui fa sempre giusto, è bravo in questo, che sia destro o sinistro, non importa, il gol te lo fa sempre. E dopo, ragazzi, sì, ha fatto qualche altra ripartenza Real Madrid con Rodrigo, con Vinicius, che è un fenomeno. Ci ha messo in difficoltà. La nostra difesa ha retto in parte no, ma ripeto, ti sei esposto al contropiede, hai rischiato. E non biasimo questa scelta, è giusta. Il problema è che dopo, sì, sbagli troppi gol là davanti, perché l'Inter, sai, poteva anche segnare, magari poi la partita un po' ti cambiava, invece non hai segnato. Gol sbagliati da Dzeko, da Perisic, passaggi sbagliati alla fine anche di Calhanoglu che non mi è piaciuto. Ancora non gli do colpe perché giocava contro una squadra più forte, magari. C'è l'unico, poi Brozovic che fa quel tiro che esce di poco. Ecco, Brozovic, diciamo che a centrocampo dei nostri è l'unico che si è salvato. Gli altri, infatti, gli do anche uomo partita 6 e mezzo rispetto, cioè uomo partita migliore dell'Inter. Gli do un 6 e mezzo a Brozovic, poi gli altri Calhanoglu male. E se Calhanoglu ha fatto male, Barella ha fatto malissimo. Se Calhanoglu do voto 5, a Barella devo dare voto 3 e mezzo, ragazzi. Mi dispiace, però uno hai sbagliato quella chiusura là e ci segnano. Bravissimo Toni Kroos, ma è colpa tua. Secondo tempo, hai il pallone là davanti alla porta che puoi fare gol. Ma veramente, bastava calciare un diagonale buono, tiri fuori. E due. Perché dopo mi dicono che Barella sa tirare bene. Abbiamo visto come sa tirare bene. Tira o mozzarelle o tira fuori. Ecco, questo è Barella. Poi ha comunque tanti errori anche a metà campo. Però magari la posso anche perdonarlo perché dico contro c'è una squadra fortissima. E vabbè, ma questo vale per tutti. E poi arriviamo all'errore gravissimo. Quello che mi fa proprio incazzare. Perché queste cose le puoi anche perdonare. Questa è una partita che non conta un cazzo. Cioè, contava per la testa del girone, ma chi se ne frega, per noi l'importante era qualificarsi. Terza cosa, e questa mi fa incazzare, perché devi fare quella reazione da bimbetto deficiente? Perché? Perché devi avere quella reazione per quel fallo? Io capisco, sì, che è stato irruento e tutto quanto, magari tipo lo riprendi, gli fai i gestacci così, non so, dici, oh, che cazzo fai, digli così, ma no, che gli fai così, che provi a buttarlo giù, che cazzo fai? Oh, e adesso anche io dico questa cosa qua. Sei stato espulso, quindi salterai la prossima, quindi sei un mona. Mi dispiace Barella, sei un mona. Perché ti sei fatto espellere? Quindi la prossima partita ci lasci a piedi. Giocherà Vidal la prossima, che è già veramente.
Già dire che gioca Vidal a me non piace, poi dopo può anche essere buono, ma Vidal ti fa una buona prestazione fino a un certo punto. Lui gioca bene a ritmi lenti perché ormai non è più il Vidal di una volta. E sì, è un giocatore lento comunque, vai, è bravo a inserirsi, ma ripeto, se ci sono ritmi lenti, quando la partita è veloce, quando c'è tanta qualità di là, Vidal è inutile, ragazzi. Ma abbiamo visto anche oggi, Inzaghi ha fatto quei cambi, ecco, arriviamo all'allenatore qua, Simone Inzaghi. Ecco, l'unica critica che gli faccio è togliere Dumfries, se non ho capito perché, stava giocando bene comunque, insomma, una buona partita da 6 l'ha fatta, l'hai tolto. Vabbè, questa è l'unica cosa che non capisco. Poi quei cambi là, sì, hanno cambiato la partita perché togli Brozo, metti Vidal, togli Chala, metti Vecino, cioè non c'è più qualità praticamente in quel centrocampo, Inzaghi. Ed è colpa tua. Allora, per chi diceva, dice questa partita era da vincere, dovevi provarci tutto quanto. Giusto, è colpa di Inzaghi in questo caso, ma io invece non sono di questo pensiero. Per me Inzaghi ha fatto bene, perché alla fine, ripeto, la partita vale poco, la testa del girone di Champions per me vale veramente poco alla fine. Dopo anni e anni che non vai agli ottavi va bene così, lui pensa al futuro, dice no, tolgo questi, tolgo anche Dzeko, li faccio riposare, metto dentro questi e poi vabbè, magari ci provo, magari sugli esterni, non lo so, o qualche palla inattiva. Quindi questo ragionamento ci sta. Poi dopo Barella è stato espulso e ciao, arrivederci. Poi Asensio fa quel gol. C'è anche un palo di Rodrigo, ricordiamo. Tutti i tiri comunque meravigliosi loro, lo vedi? Questi sono tutti giocatori top. Poi vedi anche che giocatori entrano dalla panchina. Quindi noi siamo questi, una bella squadra. E Real Madrid è la squadra a cui dovremo aspirare in futuro. Cioè noi dobbiamo diventare come loro in futuro. Ci vuole un progetto vincente. Qua mi rivolgo alla società, ragazzi. Ecco. E quindi niente, ragazzi. Che vi dico? Iscrivetevi al mio canale se volete. Se volete mettete mi piace, sempre Forza Inter, seguitemi su Instagram, basta dai. Ciao.